Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò un video diverso e si tratta della mia routine mattutina, cioè di quello che faccio la mattina appena mi sveglio. Quindi osservate quello che faccio e poi dopo lo commentiamo insieme. Buongiorno, ben svegliati. Dopo la mia routine mattutina passiamo agli esercizi. Ci mettiamo seduti a pavimento con un tappetino, circonduzioni con le caviglie da un lato e dall'altro. Porto tutte e due le ginocchia al petto, le afferro con le braccia, stendo e fletto la colonna. Fletto, stendo. Inspiro e fuori l'aria. Stendo le gambe al pavimento, afferro i piedi, torno indietro e stendo la colonna. Vado giù, inspiro, inspiro e fuori l'aria. Porto le ginocchia al petto e mi stendo al tappetino lentamente. Afferro le ginocchia, poi le porto in alto e le piego ancora, respirando. Torno nella posizione seduta, afferro le ginocchia sollevando i piedi e stendo la colonna. Stendo, stendo e torno giù. Un ginocchio flesso avanti, l'altro dietro, mani al pavimento. Lentamente scendo giù. Inspiro e fuori l'aria. Ritorniamo a quattro zampe. Bacino ai talloni, stendo le braccia, respirando. Quattro zampe, stendo, guardando avanti. Dall'altro lato fletto un ginocchio e l'altro, scendo giù al pavimento e sto respirando. Ritorno in quadrupedia, stendo le gambe e sto nella tavola. Ritorno su nel cane a testa in giù, spingo i talloni al pavimento e la testa verso le ginocchia. E respiro. Cammino avanti, mi siedo stendendo le dita dei piedi e sto. E così concludiamo la nostra sessione di esercizi. Io vi saluto con la mia colazione. Ciao! Avete visto la mattina che io uso fare comunque una buona colazione rispetto a prima che commettevo l'errore di rimanere a digiuno. Quindi faccio una colazione sana, vario. Principalmente ora prendo il caffè di cicoria che adoro perché ha un gusto veramente forte. Ho dovuto eliminare il caffè da un po', perché purtroppo a lungo andare mi aveva dato dei problemi a livello dell'apparato digerente, quindi dello stomaco, e ho trovato questa soluzione molto molto utile ed efficace. In realtà lo volevo eliminare già da parecchio tempo, però avevo già capito che c'era qualcosa che non andava, perché gli alimenti a lungo andare, se ne facciamo eccessivo uso, purtroppo possono creare una specie di assuefazione, quindi crearci un po' di intolleranze, un po' di allergie. Ho da me dei biscotti tipo alle mele questi, oppure pancake, del pane tostato, eccetera. Prima di fare colazione io prendo i probiotici. I probiotici sono molto utili perché ci aiutano a mantenere vivo e sano l'intestino e quindi il sistema immunitario. Ne faccio uso veramente da sempre.
E diciamo alterno a cicli, soprattutto in questo periodo invernale li uso costantemente. Poi utilizzo delle gocce che mi aiutano a evitare quella dipendenza che ho dagli zuccheri, perché ho sempre adorato dolci. Questo purtroppo mi ha portato ad avere dei problemi anche a livello della glicemia. Per non soffrire, perché si soffre. Per non soffrire, quindi queste gocce veramente molto molto naturali mi aiutano ad evitare la voglia di zuccheri e quindi a mantenermi anche in forma. C'è tutta la routine, questo è solo un esempio di esercizi che faccio che veramente durano 2-3 minuti, non di più, che faccio la mattina così da ridarmi un po' di risveglio, di iniziare la giornata alla grande, piena di energia. Se vi è stato utile e vi è piaciuto questo video, potete scriverlo nei commenti, iscrivetevi al canale, fatemi sapere com'è andata la vostra routine mattutina, praticate delle sane abitudini per la cura del vostro corpo e della vostra salute e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!